Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Di ordinare tutto nel tuo volere e riconoscerti per tutti mio Signore, mio Dio, ti do nel mio volere. Libro di Cielo, capitolo, che volume sesto, capitolo 80, 13 novembre 1904. No, capitolo 79, 29 ottobre 1904. Dopo aver molto stentato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: figlia mia, quando l'anima si dispone a fare un bene, fosse pure di dire una Ave Maria, la grazia vi concorre a fare quel detto bene. Quindi, se l'anima non è perseverante a fare quel detto bene, si vede con chiarezza che non ne fa stima e non calcola il dono ricevuto e se ne fa una burla della stessa grazia. Quanti mali stanno racchiusi in questo modo di operare? Oggi sì e domani no. Mi piace e lo faccio. Ci vuole un sacrificio per fare quel detto bene e non mi sento di farlo. Succede come a quel tale che, avendo ricevuto un dono da un signore, oggi lo accetta e domani lo rimanda indietro. Quel signore per sua bontà lo rimanda di nuovo e quello, dopo averlo tenuto per qualche tempo, stanco di tenere con sé quel dono, di nuovo lo respinge. Ora che dirà quel signore? Si vede che non fa stima del mio dono. Impoverisse, morisse, non voglio avere più niente a che fare con lui. Tutto sta attaccato al modo di operare con perseveranza. La catena delle mie grazie sta concatenata alle opere perseveranti. Sicché se l'anima fa delle sfuggite e rompe questa catena, chi le assicura che l'incatenerà di nuovo? I miei disegni si compiono solamente in chi attacca le sue opere alla perseveranza. La perfezione, la santità, tutto va unito con questa. Sicché se l'anima è intermittente, essendo una specie di febbre intermittente, il non operare con perseveranza manda a vuoto i disegni divini, sperde la sua perfezione e fallisce la sua santità.
Capitolo 80, 13 novembre 1904. Continuando il mio solito stato, le mie amarezze si vanno sempre aumentando per le quasi privazioni. Silenzio del mio santissimo ed unico bene. Tutto è ombra e lampo e sfugge. Mi sento schiacciata e stupidita, non comprendo più nulla, perché colui che contiene la luce è da me lontano, è come lampo che mentre chiarisce, dopo si fa più scuro di prima. Unico e solo mio retaggio rimastomi è il volere divino, onde dopo avere molto stentato mi sentivo che più non potevo tirare innanzi. Gesù per poco è venuto e mi ha detto: figlia mia, la mia umanità, essendo io uomo e Dio, vedeva presenti tutti i peccati, i castighi, le anime perdute. Avrebbe voluto afferrare in un solo punto tutto questo e distruggere i peccati, castighi e salvare le anime. Sicché avrebbe voluto soffrire non un giorno di passione, ma tutti i giorni per contenere tutte in sé queste pene e risparmiare le povere creature. Nonostante avesse voluto e potuto, perché avrei potuto distruggere il libero arbitrio delle creature e avrei distrutto questo cumulo di mali, ma che sarebbe dell'uomo senza meriti propri, senza volontà sua nell'operare il bene? Quale figura farebbe egli mai? Sarebbe egli mai oggetto degno della mia sapienza creatrice? No, certo. O non sarebbe stato come un figlio straniero nella casa altrui, che non avendo lavorato insieme con gli altri figli non ha nessun diritto ad alcuna eredità? E quindi va sempre pieno di rossore, se mangia, se beve, perché sa che non ha fatto nessun atto propizio per attestare il suo amore verso quel padre, onde non può essere mai degno dell'amore di quel padre verso di lui, sicché la creatura non sarebbe mai stata degna dell'amore divino senza il libero arbitrio. D'altronde la mia umanità non doveva infrangere la mia sapienza creatrice, la doveva adorare, come l'adorò e si rassegnò a ricevere i vuoti della giustizia nella stessa umanità, non però nella divinità, perché questi vuoti della giustizia divina vengono riempiti dai castighi di questa vita, dall'inferno e dal purgatorio. Onde, se la mia umanità si rassegnò a tutto questo, vorresti tu forse superarmi e non ricevere nessun vuoto di patire sopra di te, per non farmi castigare le genti? Figlia, unificati e statti pacifica. Allora, sono fondamentali questi due paragrafi che ci riportano e contengono dei principi generalissimi, come sempre da ritenere bene, perché su di essi si fonda tutta l'impalcatura della possibile santificazione dell'uomo. Primo, il libero arbitrio, la nostra reale libertà, che è un fatto realissimo e molto molto serio. Secondo, la perseveranza, senza la quale non solo non c'è possibilità alcuna di raggiungere la santità, ma addirittura si vanificano i disegni di Dio. Questa è una cosa pazzesca, e si sperde la propria perfezione, oltre che fallire la santità. Allora, andiamo brevemente con ordine. Gesù spiega: già fare un'Ave Maria è un'opera a cui la grazia vi concorre. Qui evidentemente Gesù si fa interprete di un insegnamento appartenente al deposito autentico della fede, e a suo tempo già ben evidenziato da Sant'Agostino, ma poi divenuto
patrimonio dogmatico di fede attraverso il Concilio di Trento, per uno dei tanti aspetti della polemica antiluterana. Cioè, l'uomo non può fare nessun atto buono e meritorio senza l'impulso della grazia divina, quindi senza quella che si chiama la grazia preveniente, quindi che previene l'agire dell'uomo perché lo muove, lo ispira, e anche la grazia concomitante, quindi che accompagna, concorre, come Gesù spiega, a fare quel detto bene, questo anche se non ci accorgiamo di nulla. E il Concilio di Trento stesso però ha detto che, fermo restando questo, quindi contro ogni forma di antico pelagianesimo, pelagio contro cui combatté Sant'Agostino, diceva che no, è un problema di buona volontà, l'uomo deve smuoversi e deve operare. Ecco, questo è falso, perché l'uomo da se stesso non può operare il bene soprannaturale, non può, perché c'è il peccato originale. Fermo restando questo però, l'uomo non può operare da solo, ma l'uomo deve cooperare attivamente, fattivamente, con la grazia che riceve. Altrimenti, come dice Gesù nel Vangelo, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quindi Gesù spiega, se hai detto un'Ave Maria oggi, domani cerca di ridirla, perché se non sei perseverante vuol dire che tu stai sciupando un dono ricevuto e ti stai burlando della stessa grazia. E quindi Gesù poi approfondisce: quanti mani stanno racchiusi in questo modo di operare, oggi sì e domani no. Oppure, questa è una cosa molto diffusa oggi, mi piace e lo faccio, mi sento, io prego quando mi sento, oggi vado a messa quando mi sento. Quindi oggi mi sento e ci vado, domani non mi sento e non ci vado, perché io non devo essere spontaneo nelle cose che faccio. Oppure ci si ferma, ci si arresta quando si tratta di fare un sacrificio. Ma già la perseveranza è un sacrificio. Cioè essere fedeli sempre, tutti i giorni, il proprio dovere, le stesse cose, che c'è il piano di vita. Quindi, ma questa è la condizione per raggiungere la santità. Allora, Gesù può fare esempio, no? Dice, ti faccio un regalo, tu te lo tieni un po' e poi me lo mandi indietro, poi te lo rifaccio, te lo tieni un po' e poi me lo mandi indietro, a un certo punto che devo fare? Il nostro Signore a un certo punto dice, va bene, fine del tempo a disposizione. Impoverisse, morisse, non voglio avere più niente a che fare con Lui. È chiaro, no? Questo è attestato in letteratura spirituale, cioè sono concordi insomma i maestri di spirito, ma è ovvio, è attestato nel Vangelo, no? Chi persevererà fino alla fine sarà salvato, solo questi, no? E poi a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Gesù a questo punto fa la sua, diciamo, glossa, il suo commento, dice tutto sta attaccato al modo di operare con perseveranza. La catena delle mie grazie sta concatenata alle opere perseveranti, cioè non c'è soltanto a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, c'è anche a chi ha sarà dato, perché ogni volta che tu cooperi attivamente con la grazia, perseverando nel bene,
dimostri gratitudine verso la grazia che stai ricevendo, quindi la accogli e la traffichi, la fruttifichi. Vuol dire che fatta un'opera buona in corrispondenza e cooperazione con la grazia, riceverai un'altra grazia a chi la sarà dato. E se coopererai con quest'altra grazia, ne riceverai un'altra ancora. Ecco il cammino della santità, che è un cammino graduale, ma necessita di anello dopo anello, di passo dopo passo, e questo deve essere un processo continuato. Non vanno rotte le catene, non vanno spezzati gli anelli, non vanno fatti passi falsi o passi indietro. Chiunque mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto per il regno di Dio, dice Gesù. D'accordo? Il profeta Ezechiele, quando ha la visione dei quattro animali, di questi quattro evangelisti simboleggiati in quelle prime oscure pagine del suo libro, dice che questi procedevano andando sempre avanti senza voltarsi indietro. E ecco, se l'anima fa delle sfuggite e rompe queste catene, chi le assicura che le incatenerà di nuovo? Vite. Cioè, questo è un altro principio teologico fondamentale, no? Cioè, non si può scherzare con la bontà di Dio o abusare della sua misericordia, no? Perché, diceva già San Tommaso d'Aquino, se tu appunto spezzi una catena, peggio ancora, la spezzi in maniera brusca, nel senso che fai un peccato grave. Una volta che uno fa un peccato grave, di per se stesso si mette da solo in stato di perenne separazione da Dio, perché una volta che tu la grazia l'hai perso, quella grazia non tornerà se non c'è proprio un'operazione positiva dell'Altissimo per risuscitare in te la grazia della conversione. E chi ti ha detto che questo accadrà sicuramente? Nessuno te lo può garantire. Né possiamo, ripeto, crogiolarci, oppure peggio ancora, quasi abusare, irridere, insomma, Dio con la scusa della sua bontà: ma tanto lui ama la mia anima, tanto mi vuole in paradiso, tutte cose vere, peraltro, e quindi si inventerà qualcosa. Questo non va bene. I miei disegni si compiono solamente in chi attacca le sue opere alla perseveranza. Quindi non si può camminare a intermittenza come le luci dell'albero di Natale. Se l'anima è intermittente, essendo una specie di febbre intermittente, il non operare con perseveranza, questo è terribile, manda a vuoto i disegni divini, sperde la sua perfezione e fallisce la sua santità. Invito a prendere queste cose molto molto sul serio. Chiunque abbia a cuore la propria santificazione, ecco, figuriamoci poi, cioè, noi stiamo imparando piano piano, no? Entrare nel regno della divina volontà, che non è una cosa di un giorno, presuppone l'apertura, io la vedo così, di una serie di fronti di azione, chiamiamolo così, no? Perché c'è l'aspetto della cura, della rettitudine, dell'intenzione, devo chiedermi per chi e perché sto facendo questa cosa. C'è l'attenzione a cercare di discernere quello che Dio vuole, nelle cose che dipendono da me. Vuole il Signore che faccia questa cosa oppure no? C'è la prontezza nel riconoscere la sua volontà nelle cose che non dipendono da noi, le cose che ci mette davanti. Ne sto dicendo soltanto alcuni, Poi, ancora, c'è la perseveranza nel compiere le preghiere che servono ad unirci da principio alla volontà di Dio, quindi l'atto preventivo, l'atto di fusione, poi l'atto attuale, poi c'è il ti amo continuo, quindi il dialogo ininterrotto da mantenere con Gesù, H24, un dialogo d'amore, poi ci sono i giri, d'accordo, da fare nel divin volere, da fare nel fiat creante, da fare nel fiat santificante, quindi sono una serie, ne ho detti soltanto alcuni, non sono tutti, questi diciamo che sono quelli
c'è l'adempimento fedele dei nostri doveri di Stato, c'è la volontà di Dio ordinaria, no? Quindi questi sono diversi, cioè io non posso trascurare nessuna di queste cose. Certamente per questo che lo sforzo dell'attenzione si chiama l'impegno dell'attenzione, no? Impegno soave, impegno pacifico, impegno che non vada a scossoni, a strappi violenti o cose di questo genere, ecco, però c'è un impegno che ci deve essere. Ecco, ricordiamo bene queste cose. Poi attenzione al libero arbitrio. Qui Gesù ci rivela qualche cosa di intimo, no? Cioè il libero arbitrio, che è purtroppo il fondamento dell'esistenza dell'umana volontà, quindi la causa prima, ultima e diretta di tutti quanti i mali che esistono, il libero arbitrio è anche la causa della dannazione di chi fallisce la propria vita fino alla fine senza ritornare sui suoi passi. Cioè la causa è questa. Ecco, il libero arbitrio è ciò che ci rende in forma creaturale somiglianti con Dio, che è l'essere sovranamente libero per antonomasia, e che liberamente, con perfezione assoluta ovviamente, essendo Dio, opera solo per il bene, senza nessuna forma di costrizione. Allora, dice Gesù, io a un certo punto, cioè, e questa è la sua umanità, essendo io uomo e Dio, vedeva presenti tutte le cose, tutti i peccati, tutti i castighi, e le anime perdute, che ci sono le anime perdute, quindi questo nessuno pensi mai, è una tragedia, non è certamente una cosa di cui rallegrarsi, purtroppo, né è cosa di cui si rallegra nemmeno nostro Signore, anzi, meno ancora, se fosse possibile, si rallegra la Madonna di questo, insomma, che per lei ogni anima che si salva è una ferita al suo cuore materno, insomma, ogni anima che si danna, scusate, è una ferita al suo cuore materno, che non vorrebbe che nessuno facesse questa brutta fine. Ecco, eppure così è. Questo libero arbitrio è un fatto realissimo, serissimo, che Dio prende molto sul serio. Perché Gesù dice, qui ci stanno due possibilità. Avrebbe voluto afferrare in un solo punto tutto questo, distruggere peccati, castighi e salvare le anime. Sicché avrebbe voluto soffrire non un giorno di passione, ma tutti i giorni per poter contenere tutte in sé queste pene e risparmiare le povere creature. Ma nonostante avesse voluto ciò e potuto, non lo ha fatto. Perché per fare questo occorreva la distruzione del libero arbitrio delle creature. Perché per distruggere, questi sono tutti quanti mali conseguenza, capito? Cioè il peccato, il castigo, l'inferno, sono mali conseguenza del libero arbitrio. Allora bisogna distruggere il libero arbitrio. Quindi creare non delle persone umane con la loro dignità, ma creare degli animali predeterminati, precostituiti. Ma se Gesù crea un animale, come si sarebbe presentato? Cioè non avrebbe potuto essere degna dell'amore divino, né qui né tanto meno dell'amore divino che si gode nell'unione beatifica. Quindi vedete, c'è un rapporto, c'è una corrispondenza, c'è anche una reciprocità, cioè quando si dice che Gesù ci ama certamente, ma Gesù cerca il nostro amore, vuole il nostro amore, vuole la nostra risposta. Cioè la dinamica di Dio, cioè noi dobbiamo pensare, no? Pensiamo a una storia a due,
può essere possibile, insomma, cioè chi di noi sarebbe contento se, come dire, no? Facciamo un esempio, insomma, no? Ci avesse il proprio coniuge che fosse stato costretto anche violentemente contro la sua volontà, quindi contro il suo desiderio, a starti vicino. Ma che amore questo qui, cioè, ma anche la persona che magari dice, sai, ma io questo la desideravo tanto, quindi purché mi stia vicino, ma tu sei sicuro che saresti contento che ti stesse vicino, non so, come moglie o come marito, una persona contro la sua volontà, quindi che tu poi vedi che tutte le cose che fa le fa contro la sua volontà, soltanto perché è costretta, perché è obbligata. Ma penso che nessuno potrebbe desiderare una cosa di questo genere, no? Il sogno è che se io mi innamoro della persona dei miei sogni, il sogno è che questa si reinnamora, su questo si fonda l'amore umano, no? E insieme liberamente, cosa si dice ai processi matrimoniali? Siete venuti qui liberamente, senza alcuna costrizione, d'accordo? E qui c'è tutto quanto il tema biblico del rapporto sponsale di Dio col suo popolo. Quindi, sia sponsale, cioè la libertà è un prerequisito fondamentalissimo. Sapete che oggi si parla tanto di nullità matrimoniali. Quando una persona non ha contratto il matrimonio in piena libertà, come si dice nelle domande che il parroco fa, che è una delle prime domande che viene fatto, e da cui che chiaramente dipende la validità del sacramento, se si dimostra che la persona non era realmente libera, profondamente libera, anche se era semplicemente profondamente condizionata da forme più o meno latenti o neanche latenti di violenza psicologica, il matrimonio è nullo. Ecco, quindi questo è un fatto molto reale. Cioè Dio guarda come la creatura accoglie il suo amore e come ricambia il suo amore. E per fare questo non usa violenza. È vero che delle volte il Signore, come dire, esorta, avverte, ma non nel senso di minacciare, perché poi è brutto, no? Certo. La via di Gesù, la via preferenziale, è la via dell'amore. Cerca di farti innamorare di lui suavemente, dolcemente. Certo, quando vede che la creatura proprio è tetragona, è dura, ecco, gli dice: allora, figlio mio, figlia mia, mo ti dico un'altra cosa. Se tu non mi accogli, se tu non mi ricambi, purtroppo si va a fare una brutta fine, d'accordo? Purtroppo. E se non viene accolto neanche questo richiamo, come dire, non gradito a Gesù, ma in alcuni casi certamente necessario, si va a fare una brutta fine. Quindi l'esercizio del libero arbitrio che è continuo, cioè va fatto a due livelli, no? Ecco perché per esempio si dice che per entrare nella divina volontà basta volerlo, però sono quelle classiche frasi che vanno correttamente interpretate. Certo ci deve essere un'opzione di fondo, un'opzione fondamentale che poi tra l'altro insomma è preceduta, io questo l'ho sempre detto, cioè da una opzione di santità, la vita nella divina volontà è la santità delle santità, come spiega Gesù. Ma evidentemente, se tu santo non ci vuoi diventare, d'accordo, non puoi gustare le delizie del regno del divino volere. Vivrai la vita, come dire, da un cristiano ordinario, ma magari, cioè, viva Dio che se tutti vivessero così, da un fedele comune. Dice, ah, ma che bisogna andare a messa tutti i giorni? Bisogna, cioè, sono sempre cose brutte, no? Bisogna. Già che dici bisogna, già ti fa capire tutto. Vuoi diventare santo? Come fai a diventare santo se non nutri continuamente la tua anima col cibo divino per eccellenza? Quindi è una domanda retorica se vuoi diventare santo, perché la risposta è già detta. D'accordo? Non ti interessa di diventare santo? Domanda nuovamente retorica. D'accordo? La Chiesa ci aiuta su questo qui. Sotto pena di peccato e sotto precetto è la messa festiva e domenicale.
Quindi, se a te interessa di, come dire, di rimanere nella volontà di Dio per quel poco che è necessario per non uscire completamente da lei peccando mortalmente, ti preoccupare, però non pensare poi che puoi vivere nel divin volere, no? Perché la santità delle santità presuppone la santità, e qui c'è la prima risoluzione del libero arbitrio, perché desidero accogliere l'invito di Gesù, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, che è appunto un invito alla santità, oppure preferisco di no, faccio come il giovane ricco. Non parliamo di cose troppo impegnative, mi tengo i miei soldi e cerco di farmi una vita normale, comune. Questo dipende da noi. Oltre alle grandi scelte, poi ci sono le quotidiane scelte, qui torniamo di nuovo indietro, che sono quelle che alimentano anche la perseveranza, no? Perché io dico, ah, voglio vivere nella divina volontà, faccio la scelta, e poi ci vogliono le conoscenze, quindi va bene, anche qui le conoscenze, la lettura dei libri di cielo, bisogna essere perseveranti, non si può leggere una volta al mese, tutti i giorni ti leggerai un capitolo, due capitoli, ma tutti i giorni. Non è importante strafare, è importante fare con costanza, dandosi obiettivi possibili, insomma, traguardi possibili, eccetera. Quindi, oltre alle grandi scelte, ci sono le piccole, continue scelte. Quindi, il nostro libero arbitrio sta sempre in funzione. Ecco perché la vita nella divina volontà non è, come dire, l'inerzia della volontà umana, ma è l'iperattività della volontà umana che semplicemente rinuncia di ispirarsi ai propri desideri, sentimenti, passioni e voleri per guardare sempre quelli divini e ad essi continuamente unirsi, conformarsi, uniformarsi, obbedire tutto quello che è necessario. Ecco, libero arbitrio e perseveranza. Aiutaci, Santa Vergine Maria, ecco, essere sempre perseveranti e guardare il tuo uso del libero arbitrio perfettissimo, che è consistito nel legare per sempre la tua volontà umana a quella divina, e quindi scegliere volontariamente, ratificare istante per istante la tua scelta di non assecondare mai la tua volontà umana, in quanto tale. Questo è il segreto della santità delle santità. Aiutaci a essere decisi nelle grandi scelte e nelle piccole scelte e a procedere sempre con costanza e perseveranza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.